Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video dedicato al Festival di Sanremo, questa grande kermesse musicale annuale che ogni anno ci regala delle bellissime canzoni. Abbiamo iniziato questa serie dedicata al Festival di Sanremo dalla prima edizione del 51 per arrivare oggi invece all'edizione numero 52. Oggi vi racconto il Festival di Sanremo del 2002. Buona visione! Il 52esimo Festival di Sanremo si tenne a Sanremo, al Teatro Ariston, dal 5 al 9 marzo del 2002. Il festival viene presentato dopo 6 anni di assenza da Pippo Baudo, affiancato dalle attrici Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere. Fu l'edizione che vide il ritorno di Roberto Benigni sul palco di Sanremo dopo ben 22 anni. La presenza dell'attore toscano fu duramente contestata da diversi esponenti delle Polo delle Libertà che accusarono Benigni di faziosità politica. In particolare Giuliano Ferrara annunciò, ma non mantenne poi la promessa, che avrebbe lanciato uova e verdura su Benigni sul palco il giorno della finale, scatenando a sua volta diverse polemiche nel mondo della politica e dello spettacolo. Nella sezione campioni vincono Mattia Bazar con Messaggio d'amore e la cantante appunto di questi Mattia Bazar era Silvia Mezzanotte, mentre nella sezione giovani proposte si impone una cantante che poi canterà tutt'oggi per tantissimi anni fino ad oggi, e sto parlando di Anna Tatangelo, che esordisce in questa edizione con la canzone Doppiamente fragili. La direzione artistica è curata da Pippo Baudo, la regia è di Gino Landi, la scenografia disegnata da Gaetano Castelli e l'orchestra è diretta dal maestro Pippo Caruso. Anche questo Festival di Sanremo ha il suo dopo festival, che viene presentato da Simona Ventura. Questo era il Festival di Sanremo del 2002. E anche il Festival del 2002 ha la sua classifica finale, viene resa pubblica la classifica e gli arrivi appunto in finale dei cantanti in gara. Quindi sappiamo perfettamente come sono arrivati i cantanti in gara, è anche un modo per ricordare un po' tutti i partecipanti di questa edizione. Allora, ultimi in classifica del Sanremo del 2002, ad arrivare ultimi saranno i Timoria con Casa Mia. Al numero 19 le Lollipop con Batte Forte. Al numero 18 Mino Reitano con la canzone La Mia Canzone. Al numero 17 arriva Loredana Bertè con Dimmi Che Mi Ami. E al numero 16 Patti Pravo con L'Immenso. Al numero 15 Nino D'Angelo con Marie. Al numero 14 Daniele Silvestri Salirò. Al numero 13 Alessandro Safina con Del Perduto Amore. E al numero 12 Gianluca Grignani con Lacrime Dalla Luna. Al numero 11 Michele Zarrillo con Gli Angeli. Al numero 10 Iga Zosa con Ogni Giorno di Più. Al numero 9 Fiordaliso con Accidenti a Te. E al numero 8 Francesco Renga con Tracce di Te. Al numero 7 Filippa Giordano, Amarti Sì. Al numero 6 Mariella Nava, Il Cuore Mio. Al numero 5 Enrico Ruggeri, Primavera a Sarajevo. E al numero 4 Fausto Leali, in coppia con Luisa Corna, la canzone Ora Che Ho Bisogno di Te. Il podio del Festival di Sanremo del 2002 vede al terzo posto Gino Paoli con Un Altro Amore. Al numero 2 Alexia con Dimmi Come. E i vincitori del Festival di Sanremo del 2002 sono i Mattia Bazar con Messaggio d'Amore. E siamo alla classifica dei dischi più venduti del Festival di Sanremo del 2002. Festival di Sanremo del 2002 che vede in gara quest'anno ben 36 canzoni. Di queste 36 canzoni, ad arrivare nella classifica dei dischi più venduti dell'anno saranno 3. Però ci sono tantissime canzoni che entrano in varie classifiche dei dischi più venduti e sono vendutissime. È un Sanremo veramente vendutissimo. Allora, la canzone più venduta del Festival di Sanremo del 2002 sarà quella di Daniele Silvestri con Salirò, che si posizionerà al 16° posto nella classifica dei dischi più venduti di quell'anno, del 2002. Al numero 31 invece Dimmi Come, la canzone di Alexia, quella che arriva seconda, che arriva al numero 31 fra i dischi più venduti dell'anno. E al numero 79 Il Passo Silenzioso della Neve di Valentina Giovannini, seconda classificata nella categoria Nuove Proposte di questo Festival di Sanremo. Ma tantissime altri artisti e tante altre canzoni poi vedono
la classifica e vendono tanti dischi. Tra questi volevo segnalare Dimmi che mi ami di Loredana Bertè, Batte forte delle Lollipop, Francesco Renga con Tracce di te, Doppiamente fragili di Anna Tatangelo, Ogni giorno di più dei Gazzosa, Messaggio d'amore di Mattia Pazar, Primavera a Sarajevo di Enrico Ruggeri. Poi c'è l'immenso Fatti bravo, Lacrime dalla luna di Gianluca Grignani, Casa mia Timoria. Nonostante l'ultima posizione, sono arrivati ultimi a questo Sanremo, entrano comunque nella classifica dei dischi più venduti, Amarti sì della giovane big Filippa Giordano, ed infine per concludere Fausto Leali in coppia con Luisa Corna e la canzone Ora che ho bisogno di te. Queste le canzoni più vendute del Festival di Sanremo del 2002. E vi ringrazio per aver seguito anche oggi un video dedicato al Festival di Sanremo, la storia del Festival di Sanremo, veramente fantastica. La storia del Festival di Sanremo sono tantissime, è un po' la storia anche della musica italiana in generale, la storia del Festival di Sanremo, è sempre un piacere raccontarla. Abbiamo iniziato in questa serie lunghissima a parlarne dalla prima edizione del 51 per arrivare oggi alla 52esima del 2002. Quindi se vi interessa e volete, potete anche seguire l'intera playlist nel mio canale dedicata proprio alla storia del Festival di Sanremo, così appunto percorrerete tutte quante la storia di questa grande kermesse musicale. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi aspetto la prossima volta, iscrivetevi al canale e vi aspetto al prossimo Festival di Sanremo, la prossima storia del Festival di Sanremo, e parleremo del Festival di Sanremo del 2003. Vi aspetto, grazie, ciao.